Il Covid-19 aveva compromesso irreparabilmente i suoi polmoni. Francesco, 18 anni compiuti da poco, in buona salute e senza precedenti patologie, era stato intubato l'8 di marzo a San Raffaele. Dopo 2 mesi e mezzo è tornato alla vita grazie ad un trapianto di entrambi gli organi al Policlinico di Milano. I polmoni di Francesco erano veramente in una situazione terminale, direi praticamente inutilizzabile per la respirazione. Per la prima volta in Europa è stata eseguita un'operazione di questo tipo su un malato da coronavirus. Negli stessi giorni un intervento analogo in Austria, perché nonostante tutti i test avessero evidenziato che il 18enne non era più positivo, il dubbio che il virus potesse distruggere anche i nuovi polmoni c'era. La difficoltà maggiore che abbiamo incontrato è stata una difficoltà di tipo concettuale, cioè capire se potesse essere opportuno mettere dei polmoni nuovi all'interno di un organismo che era stato aggredito dal coronavirus. Protezioni speciali per tutta l'equipe medica, sacche di plasma iperimmune dal San Matteo di Pavia per un intervento che dal Policlinico definiscono miracoloso e che ha riportato Francesco alla vita. Sono passati 10 giorni dall'intervento, le cose adesso stanno andando molto bene, incrociamo le dita che le cose proseguano.